Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video in casa, sempre nel periodo invernale, e volevo parlarvi oggi di un accessorio per chi fa, diciamo, motoviaggio, chi viaggia in moto e ha da portarsi dietro tutta l'attrezzatura, diciamo, cavi, cavetterie, GoPro, audio e video, ecco, fotocamere, eccetera eccetera. Quello di cui vorrei parlarvi è semplicemente questa borsetta. Questa borsettina porta accessori della GoPro, dove potete stipare tutta la vostra attrezzatura audio e video, al di fuori appunto proprio solo della reflex perché è del cavalletto, perché non ci sta. E l'ho trovata io su Amazon, questa borsettina della Pro Case. Non l'ho pagata moltissimo, penso una dozzina d'euro, una ventina d'euro al massimo. È abbastanza capiente, come vedete è più o meno una ventina di centimetri per 15, e ha un doppio scomparto. Non è waterproof, quindi bisogna fare attenzione di non lasciarla, diciamo, alle intemperie quando vi portate dietro tutta la roba, però vi dà una mano, vi dà una grossa mano per ordinarvi tutta la vostra cavetteria e tutte le vostre cose. Presenta due scomparti, uno superiore e uno inferiore. Quello superiore è fatto in questa maniera qua, vedete ci sono tutti questi elastici dove stipare i vari cavi, le batterie, le schede SD, poi ognuno se la può personalizzare come vuole, ecco. Anche qua sotto abbiamo tutti elastici per cavi, cavetti, tutto quello che volete. Una zip qua dove inserire, io qui ci ho messo tipo tutte le viti e gli sportellini delle GoPro di ricambio. Poi ognuno, come dicevo, se la può personalizzare come meglio vuole. Ecco, adesso la mia è mezzo vuota perché comunque la GoPro in questo momento la sto usando e quindi non c'è tutta la roba chiusa dentro. Invece al di sotto, il piano, diciamo, inferiore è leggermente più profondo e ha questo scomparto anche qui tutto personalizzabile, dove potete, diciamo, personalizzarvi come volete questi scomparti. Qui sopra c'è una pratica tasca addirittura doppia, mi sembra, perché qui c'è una zip interna dove potete mettere anche qui di nuovo adesivi, placchette, tutto quello che volete. Io qui ci ho messo anche delle altre viti, l'attacco per il manubrio della moto, un panno per pulire le lenti e tutto quanto. Invece di sotto, con questi velcri qua che potete organizzare un attimino come volete, io ci ho messo degli attacchi già basilari, che sono quelli che uso di più. Questo che è l'attacco per il bastoncino, per il pole, anche questo per il pole, una vite di emergenza. Questo è lo snodo che uso sul casco, quindi già pronto solo ad agganciare la placchetta. Qui c'è il case, quello che uso, quindi totalmente impermeabile, della GoPro, col pezzettino dentro, perché adesso sto usando quello aperto per il microfono. Il caricabatterie per due batterie e il telecomandino wifi. Questo è quello che attacco magari al manubrio, ma non lo uso sempre perché comunque il wifi della GoPro poi la scarica abbastanza alla veloce. Una volta chiusa ve la potete portare in giro tranquillamente, ha questa maniglia pratica molto comoda e vi dà una mano a tenere tutti i cavi in ordine senza che magari non sapete dove metterli e che si possano mischiare o che si possano legare tra di loro, che è una cosa abbastanza fastidiosa. Ce ne sono un mucchio in giro, ce ne sono parecchie, anche di più grosse su Amazon ne troverete di tutte quelle che volete. Sono più grosse e più piccole, che tengono meno roba, gialle, verdi, rigide e tutto quanto. A me non mi interessava tanto la rigidità, ok, mi interessava più che fosse pratica e che potessi metterci dentro tutta la mia roba. Effettivamente ci sta, il materiale è buono, le cerniere sono di buona fattura, scorrono molto bene senza grossi problemi, anche se uno non è sempre lì ad aprirle e chiudere. L'unica pecca che ha appunto è che non è impermeabile, però io comunque questo case, quando me lo porto dietro, o lo metto nel bauletto o comunque nella borsa serbatoio, che comunque sono isolati dall'acqua senza problemi. Col bauletto non ha problemi. La borsa serbatoio, che avevo fatto già la recensione, vi lascio il link qui in alto a destra come sempre, la vedrete, ma aveva la sua copertina gialla e impermeabile, quindi una volta, se piovesse forte, che sei in viaggio, metti quella e sei a posto.
niente, questo era solo un breve video per illustrarvi questo piccolo case per gli accessori della GoPro e per il diciamo l'apparecchiatura foto e video per i vostri viaggi in moto. Spero che vi possa essere stato utile, era solo un piccolo consiglio di come posso fare io, comunque poi se avete ognuno fa poi come vuole, ecco, se avete degli altri consigli da darmi potete tranquillamente scriverlo in descrizione. Detto questo, se vi è piaciuto il video potete lasciarmi un like, commentare e condividerlo con i vostri amici se potrebbe essere utile. Detto questo, ci vediamo alla prossima con un altro video. Alla prossima! Saluti!